A Perugia, presso la Sala dei Notari di Palazzo dei Priori, si è tenuto un grande evento pensato per accendere riflettori sul bullismo e sul cyberbullismo in occasione della giornata mondiale indetta per contrastare due fenomeni così diffusi e pericolosi, organizzazione a cura dell'Istituto Comprensivo Perugia 3, che da tempo porta avanti diverse iniziative ideate per aiutare i ragazzi a riconoscere e a gestire gravi situazioni prodotte da atteggiamenti sbagliati. Il team del bullismo che abbiamo creato è un team che lavora durante tutto l'anno scolastico attraverso anche delle bully box, che sono appunto delle cassette dove i ragazzi possono scrivere anche in maniera anonima se hanno problemi, se hanno subito bullismo, oppure, che è una cosa molto interessante, anche chi invece lo attua il bullismo, perché il bullo, come ho detto anche prima, è un ragazzo che ha bisogno d'aiuto, e quindi perché no un gruppo di classe che lo aiuta a rendersi consapevole e cosciente di quello che sta facendo, delle azioni che sta facendo. Il convegno è stato caratterizzato da una lunga serie di interventi curati da diversi relatori pronti a raccontare il bullismo e il cyberbullismo attraverso degli esempi concreti. Con l'intento di coinvolgere il più possibile gli studenti in sala, sono stati chiamati numerosi volti noti del mondo dello sport. Basti pensare al podista umbro non vedente Luca Aiello e all'ex pugile Roberto Cammarelle. L'occasione è stata opportuna per ragionare di una comunicazione non ostile, per ragionare sul rifiuto della logica del branco, sulla prossimità che si deve a ciascun compagno e collega in difficoltà nella solitudine, anche perché questi comportamenti così devastanti possono essere riconosciuti da comportamenti spia, da eventi spia, e quindi possono essere prevenuti.